Sembra un po' quando faccio, sai, il porco, quello che accompagna il tizio che promuove i prodotti della froceria molisana. Devi parlare così per essere auso oggi, dai. Sì, adesso devi fare la voce così. Ma mi state sfottendo. Aldo. Aldo! Grande Aldo! Aldo, ci siamo! Grande Aldo, senti, ma è un po' che non sento i racconti del nostro grande Andrea. Andrea, tutto jock and joll, tutto tosto. Andrea, che fine hai fatto? Cosa è successo? Hai ciao, avuto dei problemi? Ciao, no, ciao, scusate, ciao. È perché ciao. Ero in down per via di questa abitudine che ho preso adesso. Cioè? Ho cominciato a farmi sotto i piedi. Ma no, no, no. No. È doloroso. Eh? Doloroso. No, se le croste riesci a curarle bene, cioè è un po' come capinare sui carboni ardenti. Ma Andrea, scusami, sì. Tu eri uno jock and roll, cioè uno che insomma frequentava Pagliacciolandia, sì, uno tosto. È stato un pagliaccio a iniziarmi. Come mai? No, ma noi ci iniettiamo soltanto zucchero. Infatti c'ho una cifra di. C'ho la glicemia alle stelle, proprio. Sì, è una forma nuova che abbiamo noi di autolesione. Senti Andrea, ma c'hai storie con qualche altro pagliaccio? Cioè, nel senso, hai iniziato a frequentare? Perché io mi ricordo, tempo fa frequentavi le galline, c'era un pollo di cui eri innamorato. No, e poi ma lei era la fase adolescenziale quando muovevo i miei primi passi con la mia sessualità. Adesso da quando ho rapporti regolari con i pagliacci. Sai che ho incontrato la tua fidanzata l'altro giorno? Sì. Era McDonald's, ho preso un McNuggets. Ah, però sei veramente un pezzo di merda, sei proprio insensibile. Infatti l'ho lasciato. Cioè io comunque gli ho lasciato un pezzo di cuore suo. Sì. Lei ha lasciato, ha lasciato solo una coscia. Sì, penso che quando c'avevo quel momento lì ci arrivavo quasi al cuore. Sì, forse è meglio non raccontarla, che magari mi sparano gli animalisti. Sì, sì, quando mi schizzavano fuori gli occhi, no? Comunque ti salutano tutti i pagliacci, Marco. Ti fanno grande gli auguri tosto. Del compleanno. Uno mi ha dato anche da portarti un suo coglione. Come? In una scatola. Perché i pagliacci purtroppo sono poveri. Allora hanno fatto un sorteggio per vedere cosa potevano regalarti. Sai che vivono in questo Pagliacciolandia, no? Questo appartamento di 18 metri quadri. Dove, ci sono, dove la sera alle 9 arrivano tutti i pagliacci da Milano dai semafori. Si lavano i piedi. Allora è venuto a fare l'argomento del tuo compleanno. C'è gente che si staccava a parte di ciocche di capelli perché sì. L'alopecia da stress, no? Questa è la parrucca, comunque un po' di ansia. Sì. Allora è venuto fuori il pagliaccio sbiribello. Yeah. Oh, ma tu sei scemo, guarda che pagliaccio sbiribello è uno dei più quotati. Sì. Oh, esce a 4 euro. Esce a 4 euro a serata. In nero. Cioè, se lo contendono. Se lo contendono in tutte le feste. Comunque Sbiribello ha detto così gli regaliamo, così gli regaliamo. E ha deciso di regalarti un suo coglione. Grande tosto. In una scatola. Adesso aspetta che si secchi il sangue, perché. Perché l'attracco, se no non te lo però prendi. In frigo. Okay. Adesso non so se ne avevi già, te l'hanno già regalati. No, non è. Sai, perché nuovo. Non voglio fare. Cioè, non è che glielo posso ridare, capito? No, certo. Non è che lo scambiano per una profiterolle. Magari si offende, capito? No, grazie. Grazie Andrea. Sì. Aldo, cosa pensi dei coglioni al compleanno? Raccontaci un po', Aldo. Vai Aldo! Chissà se Peppa Pig ha una religione. Speriamo di no, va. Speriamo di no. Allora, c'è un programma in televisione, una cagata pazzesca, uguale a tutti gli altri: Italia's Got Talent, America's Got Talent, Greece's Got Talent, e voci, voices, quello. No, allora, il meccanismo è che qualcuno ti giudicherà. Perché adesso il messaggio sociale è. Ma poi io scusi, cosa tu faccia, c'è qualcuno che ti giudica. Io vorrei rivolgermi anche ai produttori televisivi, no? Va bene, ci sta, no? Che fai lo stesso
questo programma cambiandogli nome, ma sempre gli stessi a giudicare. Vero, c'è sempre la De Filippi, c'è sempre Gerry Scotti, c'è poi gente che non capisce un cazzo di musica, obiettivamente. Io voglio in televisione un programma con 1.600.000 giudici che giudicano Gerry Scotti, la De Filippi e Rudy Zerbi. Bravo, tutte le sere, loro arrivano, ballano, si infilano i cucchiai nel naso, fanno la cucaraccia e la gente, 1.600.000 pulsanti. Dimmi che cazzo, a chi serviva Tu sì che vales, che è la stessa identica cosa di The Voice. Ma è quella. Sì, però comunque Fabio è arrivato tardissimo, perché basta andare su Twitter e li vedi tutti quelli che ci dicono. Perché li a proposito di Twitter, ragazzi, volevo salutare Brumotti che ci sta seguendo su Twitter. A Bombazza e ha scritto: Brumotti! Aspetta, perché non mi funziona più sto telefono di merda. Brumotti ha scritto: lo Zoo di 105 mi fa piegare in due. Grazie Brumotti! Sì, sì. Penso che sia a causa della colite, comunque. Oh Brumo! All'occhio, mi raccomando. No, all'occhio no. All'occhio no, dai. La butto sullo scherzo. Sì. Cioè, nella foto comunque è venuto bene, così a colpo d'occhio. Comunque noi abbiamo rivisitato questo programma, Tu sì che vale, se si chiama Tu sì che fai cacare. Se ci